No, non prendiamoci in giro. Nessuno avrebbe mai potuto pronosticare che la gara tra Vetrana e Fasano, in programma per la giornata numero 29 del campionato d'eccellenza pugliese al Celestino La Serra, avrebbe visto opposte la prima e la seconda della graduatoria. A dir la verità, che il Fasano a due giornate dal termine potesse occupare il vertice, specialmente dopo il mercato dicembrino che ha portato alla corte di Giuseppe la Terza uomini come Di Rito e Montaldi, non è certo una sorpresa, ma che a contendere il campionato all'11 biancoazzurro potesse essere la Vetrana, forse non lo credevano nemmeno nella stessa cittadina in provincia di Taranto. Eppure, quello biancorosso è un miracolo che viene da lontano ed i numeri, come quasi sempre accade nel calcio, spiegano tutto. Al giro di boa dello scorso campionato, i ragazzi di Mister Branà parevano essere destinati ad una inevitabile retrocessione in promozione, con soli 10 punti raccolti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Da quel momento però è cominciata una scalata pazzesca che ha portato i biancorossi dalla salvezza alla piazza d'onore in questo torneo a soli 180 minuti dal termine, con 3 sconfitte nelle ultime 40 gare, di cui una sola sul terreno della Serra. Questi numeri spiegano in maniera inequivocabile la bontà del lavoro della società, del tecnico e di una squadra trascinata dall'estero di Cappellini, dal chiudere il gol di Richella, dal roccioso difensore Salto e soprattutto da un gruppo che sta andando oltre le proprie possibilità, presentandosi così alla partita che può valere una vita. Sulla carta il pronostico parrebbe chiuso, Fasano tra alti e bassi si è stato in vetta alla classifica e domenica si presenterà alla Serra come super favorito e con la possibilità di strappare il pass per la Serie D con una giornata d'anticipo. Il copione sembrerebbe già scritto, ma questo campionato d'eccellenza pugliese comunque andrà a finire ci ha insegnato che probabilmente è meglio non sbilanciarsi in previsioni di qualsiasi tipo. Yeah.